Sandro Sallusti, tu sei ottimista come caro figlio? Forse no, anche perché se cito il titolo del tuo giornale oggi è Falsa ripartenza. E com'è andata a Milano? Ma a Milano è andata apparentemente bene, insomma non si nota una grande differenza rispetto alla semi-ripartenza, molti negozi hanno preferito non riaprire e qui mi permetto, caro figlio, ha detto delle cose di assoluto buonsenso, però insomma tra il benessere e la situazione economica c'è un legame stretto perché nessuno in povertà è felice, non solo felice ma non sta neanche benissimo, quindi pensare a un mondo diverso senza alimentarlo economicamente è un po' un'utopia. Ma infatti ho detto falsa ripartenza perché i decreti economici che avrebbero dovuto accompagnare la riapertura sono rimasti lettera morta. Sia il primo, che prevedeva la cassa integrazione, i crediti, i microcrediti alle imprese, alle famiglie, sia il secondo, addirittura il secondo, quello pazzesco, 50 miliardi, ancora oggi l'Italia ha riaperto, ma il decreto non esiste ancora, nonostante Conte ce l'abbia annunciato. Non c'è, quel decreto a tuttora è un fantasma, non esiste, non è stato bollinato dalla magistratura e quindi non controfirmato dal Presidente della Repubblica. Cioè è una falsa partenza perché dopo 3 mesi, 16 commissioni, 600 esperti, si sperava e si immaginava che gli imprenditori, i commercianti, insomma, che tutto potessero ripartire in sicurezza oltre che sanitaria e economica. Invece gli è stato detto, signori, state distanziati e mettete la mascherina, che è quello più o meno che mi dice il mio portinaio quando al mattino esco e lo saluto. Mi raccomando, direttore, stia distanziato e tenga la mascherina. Ecco, più falsa partenza di questa non riesco a immaginarlo.